considerato i sistemi di garanzia nazionale che naturalmente richiamano un dibattito molto classico, perché la diversità dei sistemi e la loro comparazione è un percorso, direi, assai frequentato, come giusto che sia. È un po' il fulcro della nostra riflessione sulla giustizia costituzionale. Fin dalle sue origini, il dibattito si è sempre incentrato sui sistemi di garanzia e anche sulla tensione insopprimibile fra politicità dei giudizi che sono affidati ai soggetti che questi sistemi sono preposti e giurisdizione costituzionale. Mi pare che questa sia una tensione dialettica permanente, che affaticò anche i nostri costituenti, come è noto, quando fecero la loro scelta. Caratterizza il dibattito tra le due guerre sui sistemi di giurisdizione costituzionale, direi anche che assume una rinnovata attualità, perché, come noi sappiamo, anche nella esperienza più recente che stiamo compiendo con la Corte Costituzionale italiana, mi pare che vi sia una certa più accentuata politicità contingente per alcune opzioni che sono state compiute. Pensiamo, per esempio, nella fase più recente, alle esternazioni che sono state compiute dal Presidente della Corte Costituzionale quanto alla decisione sull'ammissibilità dei referendum, e anche un po' in generale a certe modalità di impiego di alcuni meccanismi comunicativi, come per esempio le decisioni, i comunicati stampa che vengono formulati prima della pubblicazione della sentenza, che siccome mettiamo in causa questi temi permanenti, tensione permanente fra la garanzia costituzionale di tipo giurisdizionale e la garanzia costituzionale di tipo politico. Ecco, io direi che quindi il tema è non soltanto molto forte dal punto di vista teorico ed è classicamente forte, è anche un tema diventato in situazioni come le nostre, che sono di grande tensione istituzionale, più volte di crisi, è diventato anche molto attuale. Quindi ringrazio molto il professor Lucarelli, Eric Furno, per avere preso questa iniziativa, e ringrazio molto il professore Raffaele Chiarelli di essere fra di noi per portarci all'altezza della sua dottrina su un tema che richiede da parte nostra una attenta riconsiderazione. Grazie dunque e buon lavoro. Ringraziamo il nostro direttore, il professore Sandro Stragano, sempre sensibile a tutte le iniziative che sono occasioni di studio e di stimolo, non solamente per lui, ma anche, non solo per gli studenti, ma anche e soprattutto per noi. Chiaro che il professore Chiarelli, benvenuto ed è gradito ospite di questa mattinata. Quindi, ringraziando il nostro direttore, io cederei la parola al professor Alberto Lucarelli per l'introduzione. No, non mi prendo questo. Però devi cambiare. No. Grazie innanzitutto al professore Eric Furno e mi complimento per aver voluto fortemente l'organizzazione del seminario di oggi e di aver riportato il nostro amico e collega Chiarelli qui a Napoli. Prima si discuteva con Raffaele, ricordava i tempi in cui da assistente ordinario frequentava la facoltà di giurisprudenza dell'Università Federico II con assistente del compianto, professor Gianni Ferrara. E mi ricordava anche degli eventi con il professor D'Albergo, quindi
Diciamo che il professor Chiarelli, noi lo seguiamo da anni, perché io l'ho sempre ritenuto un gius pubblicista a tutto tondo. Gli studi del diritto pubblico generale, quindi gli studi sulle forme di Stato, sulle forme di governo, non volendo cedere, come dire, alla moda degli studi degli ultimi 30 anni, che un po' li ricordava anche il nostro direttore, professor Staiano, Sandro Staiano, hanno ricondotto forzatamente poi il diritto costituzionale, non dico appiattendolo, alla giurisprudenza, all'analisi della Corte Costituzionale. Il diritto costituzionale è lo studio della Costituzione, è lo studio della giurisprudenza della Corte, ma è anche tanto altro. È la storia, è l'analisi delle idee, è la comparazione. Gli istituti non si comprendono se non si ha contezza dei processi storici, se non si ha una sensibilità di natura economica rispetto ai processi. Prima si ricordava, nel saluto al professor Serrano, ricordava il rapporto, il difficile rapporto politica-diritto, difficilissimo rapporto politica-diritto. In certe fasi della storia ha prevalso la politica sul diritto. Quando ha prevalso eccessivamente, c'è stata una reazione forte, in particolare tra le due guerre. Pensiamo allo sforzo teorico di Kelsen, ma di tutti i giuristi di quell'esperienza storica, che vollero fortemente le garanzie costituzionali e che vollero ricondurre la politica non alla subordinazione di un organo, e di qui la polemica latere forte che ci fu ovviamente tra Kelsen e Schmitt, ma a ricondurre l'atto politico concretizzato nella legge alla subordinazione di principi condivisi, espressione di un potere che non era il potere legislativo, ma che era il potere costituente. E da qui invece da qui lo studio appunto di questa contrapposizione, e che di grandissima attualità. Io vorrei riportare solo tre esempi, poi lascio la parola al professor Chiarelli. Gestire le emergenze, la gestione delle emergenze, emergenze sanitarie, emergenza pandemica. Gestire processi di guerra, l'emergenza bellica. Ebbene, noi costituzionalisti, ovviamente cedendo alla dimensione domestica e accettando una dimensione più ampia, perché sia la questione pandemica che la questione bellica non possono essere affrontati solo in una dimensione interna, ma vogliamo anche avere la consapevolezza che la Costituzione non può cedere, non può essere sospesa. Ed è la garanzia proprio affinché anche in momenti emergenziali ci sia un faro, ci sia un'ancora, una boa alla quale poterci ancorare, che è la nostra Costituzione. Da qui le tensioni forti che ci sono state in piena fase pandemica, in piena fase emergenziale, la torsione della forma di governo parlamentare a vantaggio di un eccesso governativo, no? Si è parlato di uno statocentrismo emergenziale a trazione governativa, da qui l'utilizzo, forse anche l'uso e abuso dei DPCM, dove la Corte Costituzionale è intervenuta dicendo beh, comunque sono atti sufficientemente tipizzati, quindi cercando di ricondurli al principio di legalità. Faccio riferimento al 198 del 2021, ma comunque è una tensione forte, ha messo sotto tensione gli istituti, gli atti del governo di forza di legge, in particolare il decreto legge, ha messo sotto tensione il principio di legalità, ha messo sotto tensione la riserva di legge, la compressione delle libertà individuali, libertà fondamentali, eppure noi ci siamo agganciati alle garanzie, a quanto la Costituzione dice, ci siamo agganciati
alla Costituzione, abbiamo continuato a credere che la Costituzione non potesse essere sospesa. Certo, c'è uno statuto dell'emergenza, c'è uno statuto emergenziale nella nostra Costituzione, ci sta. E quindi noi dobbiamo cercare di ricondurre i fatti a quello statuto emergenziale che io leggo nell'articolo 77, leggo nell'articolo 78. È uno statuto emergenziale che dovrebbe garantire che anche in fase, nella fase appunto dell'emergenza, siano rispettati, per quanto compressi, la riserva di legge, il principio di legalità, i rapporti tra Parlamento ed esecutivo. E così anche l'ultima questione che mai come in questo momento è la questione bellica, la gestione, no? Noi giuristi adesso ci stiamo soffermando su quanto ad esempio i recentissimi decreti legge adottati dal governo che autorizzano il trasferimento di armi a titolo gratuito a favore appunto di armi anche letali, perché il primo decreto legge parlava di armi non letali, mentre il secondo parla di armi letali. Quanto, ecco, questo decreto legge che autorizza il trasferimento di armi ad un paese aggredito, che è l'Ucraina, aggredito appunto dalla Russia, quanto questo decreto sia, si ponga nel perimetro dell'articolo 11 della Costituzione, la garanzia della Costituzione anche qui, della gestione di fatti eccezionali, il trasferimento di armi, ma quanto questo decreto sia o meno compatibile con l'articolo 11. L'articolo 11 è evidente che non dà una piattaforma giuridica di fondamento alla NATO, ma nello stesso tempo la dà invece alle Nazioni Unite, la dà a principi da cui il nostro ordinamento si conforma, nel senso dell'articolo 10, ne accetta il fatto che siano fonti di diritto consuetudinario. Penso ovviamente al diritto di legittima difesa collettiva nei confronti di un paese aggredito, articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, o anche come qualcuno parla di legittima difesa individuale ed aiuto all'esercizio della legittima difesa individuale. Quindi, come vedete, la Costituzione sta lì. La Costituzione sta lì, la Costituzione è garanzia affinché appunto anche nei momenti di tensione, di compressione, nei momenti così difficili, qual è l'emergenza pandemica e qual è oggi appunto l'emergenza bellica, noi facciamo riferimento alla Costituzione, alla sua forza e alle sue garanzie costituzionali. Io mi fermo qui perché ho tantissima curiosità di ascoltare, il piacere di ascoltare la lezio magistralis del professor Chiarelli, professore emerito e che tutti quanti noi conosciamo e abbiamo ampiamente studiato negli anni. A te la parola. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti prima di me, il professor Lucarelli, il professor Furno, che mi hanno invitato oggi. Per me è un grande onore essere qui a tenere questa lezione in aule che ho frequentato molti anni fa da assistente universitario di diritto costituzionale, della cattedra di diritto costituzionale del professor Ferrara, ed è, sono ricordi estremamente piacevoli, non solo perché riferiti ad un passato più giovane, ma perché ogni volta che venivo a Napoli da Roma avevo qualche cosa da imparare, perché a Napoli, anche se non si frequenta l'università, si impara sempre qualche cosa, c'è sempre un insegnamento. Ora, il tema che cercherò di affrontare in modo sufficientemente sintetico per non addormentarvi troppo,
tradizionalmente trattato negli insegnamenti di diritto costituzionale. Si può desumere però dalla maggior parte dei manuali una certa vulgata che fa perno sulla rigidità della Costituzione. L'esigenza della rigidità della Costituzione è presentata come elemento qualificativo del costituzionalismo contemporaneo e la rigidità della Costituzione implica la supremazia della Costituzione, quindi l'esigenza di garantire questa supremazia, questa posizione particolare dell'ordinamento costituzionale rispetto ad ogni altro ordinamento e rispetto soprattutto alla legge. Ecco, però la vulgata necessita, nel momento che lo vogliamo approfondire, anche se in poco tempo, necessita di qualche riflessione, perché ci possono facilmente essere implicazioni che difficilmente siamo disposti ad accettare. L'idea che il costituzionalismo moderno e contemporaneo riposi sulla rigidità della Costituzione è difficilmente accettabile, non solo perché ordinamenti che non hanno una Costituzione rigida, o comunque se non l'hanno è difficile ricostruire tale Costituzione rigida, come l'ordinamento britannico, non sarebbero considerati costituzionali, mentre lo sarebbero altri ordinamenti che hanno una Costituzione rigida, come potrebbe essere la Corea del Nord, la Cina, l'Eritrea, altri ordinamenti. Il costituzionalismo moderno non nasce, si può dire, ed è l'argomento largamente accettato, nasce in America, ma non nasce semplicemente perché si è affermato la supremazia della Costituzione, perché una sentenza della Suprema Corte ha codificato questo principio. Nasce perché si è affermato un tipo di rapporto tra i diritti dell'individuo e l'ordinamento dello Stato che tutelava degli spazi di libertà. Senza i diritti fondamentali non c'è costituzionalismo moderno. Terrore dei cellulari è un elemento della nostra società contemporanea. Dunque, dicevo, e quindi oggi non siamo disposti ad accettare una concezione del costituzionalismo puramente formalistica, puramente normativista. Contributo decisivo di Kelsen al costituzionalismo moderno, particolarmente le organizzazioni delle forme di tutela, di garanzia costituzionale, non è sufficiente, non basta
a caratterizzare quello che oggi consideriamo il costituzionalismo. Alla base del discorso sul primato della Costituzione vi è qualche cosa che non si è semplicemente deciso in America, è qualche cosa in certa misura di più antico, o quantomeno le radici del discorso sono più antiche, anche se in America le garanzie costituzionali, il primato della Costituzione si è affermato subito come esigenza assieme al federalismo. È una riflessione comune di Schmitt e di molti altri giuristi tedeschi il discorso che l'affermazione delle garanzie costituzionali è fondamentalmente legata ad un assetto federalista. Disciplinare i rapporti tra vari stati, tra vari ordinamenti, ecco, lo Stato composto è qualche cosa che ha stimolato l'esigenza della regolazione di questi rapporti e quindi di una funzione giurisdizionale rispetto a questi, di qualcuno che regoli tutti questi rapporti. Però la nascita, l'affermazione della supremazia della Costituzione è legata a qualche cosa di molto antico, che è anteriore anche al diritto romano. Nel diritto attico sussisteva la distinzione tra nomos e sofisma. Il nomos era quello che consigliava la legge, la regola, che prevaleva su quello che era considerato il decreto. L'affermazione di questo principio è presente nella riflessione di Aristotele ed anche di Platone, perché vi sono, il nomos mantiene qualche cosa di sacrale, qualche cosa di tendenzialmente immutabile, poco mutabile, anche se ne riconoscono i mutamenti. Il confine tra ciò che è nomos e ciò che non è nomos non era del tutto chiaro, quello che sembra, però era affermato il principio di un differente livello di normazione, di una superiorità normativa. Nel diritto romano l'affermazione della superiorità del diritto naturale al diritto positivo era chiaramente affermata da Cicerone e da molti altri. Ecco, l'idea di un diritto superiore che non poteva essere modificato dalle norme giuridiche ha accompagnato il grande sviluppo della stagione giuridica romana che ha formato il diritto moderno. L'ha formato al punto da potersi trovare in alcune nozioni formulate dal diritto romano le radici di concezioni che si sono sviluppate con la modernità, come i diritti di libertà, senza lo spazio intercorrente, lo spazio
che non poteva essere toccato, che avvolgeva il diritto di proprietà, non vi era questa nozione di uno spazio che accompagnava l'individuo, necessariamente l'individuo, qualche cosa che era, doveva essere impenetrabile. Ecco, l'affermazione di questi principi che il diritto romano ha codificato si è sviluppata essenzialmente in un nello sviluppo straordinario del diritto privato, con una serie di istituti che seguitano ad essere presenti nella nostra vita quotidiana. Ma tuttavia il rapporto, l'esigenza di una norma superiore alle altre norme era presente fino anche nell'epoca imperiale, quando l'affermazione del potere del principe aveva carattere assoluto, ma tuttavia incontrava dei limiti intrinseci, dei limiti in se stessi, in un discorso che si collegava allo sviluppo che conobbe il diritto naturale nel corso del Medioevo, quanto Tommaso d'Aquino definiva con chiarezza quello che poteva essere legge e la legge che non era legge, che era illegittima perché contrastava con il diritto naturale. Il diritto naturale si trasformava in qualche cosa non di astratto, non semplicemente di principio, ma un insieme, in un ordinamento vero e proprio, che prevaleva necessariamente sulle altre norme nella costruzione, complessa costruzione del diritto che si sviluppava in un'epoca in cui il diritto aveva estrema difficoltà di applicazione. Qualche cosa di analoga seguita a sussistere oggi col diritto sharaitico degli ordinamenti costituzionali di parecchi paesi islamici. L'affermazione del diritto sharaitico, della fonte del diritto, della sharia come fonte del diritto, viene considerata, non viene sempre valutata in tutte le sue implicazioni, che sono quelle della superiorità della sharia sul diritto e quindi della superiorità della sharia sulla stessa Costituzione. Il discorso sulla distinzione, cerco di ripercorrere nella storia l'affermazione dell'esigenza di un giudice della legge e di una legge superiore alle leggi stesse. Che ha avuto modo, dicevo, di svilupparsi col diritto naturale anche quando il diritto naturale ha smesso di configurarsi, ha perso il suo collegamento con la religione e si è affermato lentamente come una costruzione autonoma, come una costruzione razionale. Ecco, in Inghilterra il lungo periodo del conflitto tra la monarchia e il Parlamento, all'epoca di Giacomo I Stuart, vide la necessità
di superare il conflitto proposta da Edward Cook con il discorso del giudice, la funzione del giudice come mediatore tra popolo, la nazione e il re. Il conflitto violento per l'affermazione del potere in Inghilterra trovava mediazione in un istituto che era legato ad un corpo sociale organizzato, preparato appositamente per questo. Diceva Cook, vi è necessità di uno sforzo, di un impegno, di una preparazione che non tutti hanno, che solo il giudice può avere in quanto ha misurato le regole rispetto ai fatti concreti che ha dovuto risolvere. E questa lunga esperienza ha determinato uno studio e quindi la possibilità del giudice di mediare, di risolvere questa mediazione fondamentale. La rivoluzione del 688 capovolse questo discorso con l'affermazione del potere del Parlamento. Tuttavia, questo discorso, il discorso di Cook sul primato della giurisdizione finì per prevalere non più in Inghilterra ma nelle colonie inglesi. E qui c'è, a mio avviso, probabilmente una delle origini, cioè l'origine, se non una delle origini fondamentali della giustizia costituzionale. Le carte, cioè lo sviluppo coloniale nel Nord America, ma non solo, in tutto l'impero britannico, avveniva attraverso istituti, la costruzione di ordinamenti con proprie carte che stabilivano complesse autonomie anche disciplinavano l'esercizio di una funzione normativa che però era compreso nell'ambito di quelli che erano le leggi inglesi, le leggi votate dal Parlamento inglese. L'autonomia garantita da queste carte divenne un elemento centrale su cui si sviluppò la rivoluzione americana. I coloni, che non erano solo inglesi, erano irlandesi, erano scozzesi, erano scoto-irlandesi, ma erano anche olandesi e tedeschi, ebbene i coloni che occupavano il Nord America vivevano in ordinamenti distinti, separati, differenti, fortemente differenziati tra loro, ma tutti con competenze autonome, che con la rivoluzione sono state cristallizzate, affermate, tutelate. Invece del Parlamento inglese, a sostituire il potere del Parlamento inglese, vi è stata la Costituzione di Filadelfia, la necessità di un patto generale che unisse le colonie americane per combattere contro il Parlamento inglese. La lettura costituzionale americana insiste sul conflitto
con il Parlamento inglese. No taxation without liberalism. Avete capito? Cioè, nessuna imposta se non vi è il potere di decidere sulla imposta stessa. No taxation without deliberation. Questo principio che si è affermato nel corso della rivoluzione americana in modo decisivo, però non è stato il fondamento della rivoluzione americana, che non è stata una rivoluzione solo contro il Parlamento inglese, è stata una rivoluzione contro il Regno d'Inghilterra, tant'è che nella dichiarazione di indipendenza si esprime il dissenso, no, senso, non semplicemente il dissenso, la condanna nei confronti di un monarca che aveva violato i patti, che non aveva rispettato gli accordi. E l'affermazione repubblicana in America, negli Stati Uniti, ha riflesso un conflitto che non riguardava semplicemente un Parlamento o il modo di formazione di una legge, ma qualche cosa di più profondo, un insieme di rapporti molto più vasto e molto più esteso. Ora, dalla difesa di queste autonomie ricostruite lentamente in modo diverso, non semplicemente all'interno di quello che era l'ordinamento inglese, ma certamente riflettendo la cultura, i principi, i valori che l'ordinamento inglese esprimeva, ma misurandoli rispetto ad un discorso, di nuovo al discorso del diritto naturale, si è affermato ed è nato il costituzionalismo americano, riferendosi però attraverso una lettura nuova del giusnaturalismo, prevalentemente massonica o comunque legata ai diritti dell'uomo costruiti come diritti naturali. L'ordinamento inglese non era sufficiente a dare base, a legittimare la frattura, la nascita di un ordinamento diverso. I costituenti americani a Filadelfia si sono riferiti all'ordinamento del diritto naturale, ai diritti naturali. Ecco, la costruzione quindi, l'origine quindi coloniale della giurisdizione costituzionale ha trovato poi uno sviluppo differente anche in Europa, dove il processo rivoluzionario ha assunto una connotazione differente, fortemente nazionale. E qui è opportuno una parentesi. La riflessione dell'Associazione Costituzionalista, che è stata affrontato il problema di fondo del rapporto tra diritto costituzionale e le altre discipline sociali nell'ultimo convegno, ha riflesso come il diritto costituzionale tenda a configurarsi sempre di più come uno studio di confine. La disciplina non solo del collegamento tra politica e diritto, ma del rapporto tra il diritto e tutta un'altra serie di discipline
come ha illustrato il professor Lucarelli poco fa. Sono tutti i problemi che oggi ci piovono davanti in modo inaspettato, in larga misura, che pongono nuovi problemi al diritto costituzionale, risolvibili certamente attraverso i vecchi istituti, ma che richiedono nuove elaborazioni, nuovi studi, perché qualche cosa di fondo dell'assetto costituzionale, che non è solo presente nella norma, nelle norme, ma è pervasivo dei principi e dei valori, che qualche cosa di tutto questo possa sopravvivere nonostante le contingenze, le stanze del momento, le emergenze che si susseguono. Ecco, l'emergenza sanitaria del coronavirus ha evidenziato, dipendentemente dagli aspetti formali di come la Costituzione sia stata un poco in modo svelto, spesso superata, ma come le nuove istanze, le nuove esigenze di difesa della società che legittimavano l'emergenza non hanno stimolato la possibilità di una partecipazione ad un discorso sull'autodifesa. Il dibattito scientifico tra i virologi è restato staccato. La partecipazione sulle scelte concrete che venivano fatte non aveva modo di essere, non dico assicurata al completo, ma discussa. L'esigenza che ci sia, che vi sia la possibilità del confronto, il confronto sull'avvenire, in tutta questa storia è fondamentalmente mancato. E quindi c'è stato un ritardo, c'è un problema di adeguamento dell'assetto costituzionale continuo alle nuove esigenze, ad assicurare principi che sono presi, ma che sono essenziali ad ogni ordinamento costituzionale, non solo al nostro. C'è bisogno che vi sia un rapporto tra delle sfere in cui tra l'individuo e l'ordinamento che lo ricomprende vi sia possibilità di un qualche rapporto, non necessariamente partecipativo come si è in termini completi, in termini molto esaustivi, ma partecipazione al discorso sulle misure, sensibilizzazione alla problematica del suo insieme. Ora, credo di avere illustrato alcuni percorsi, se ne possono individuare anche altri, ma un percorso abbastanza credibile, ritengo, dell'affermarsi della necessità di una giustizia costituzionale. Il nostro ordinamento prevede un'articolazione apparentemente complessa della giustizia costituzionale. Non ha solo istituito un giudice delle leggi, ma il giudice delle leggi è anche giudice di qualche altra cosa. Nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, non è giudice semplicemente delle leggi o degli atti aventi forza di legge, ma è anche giudice dei comportamenti nella determinazione della ammissibilità del referendum. Anche lì il discorso è un po' non è solo sulla legge, ma è su un'interpretazione abbastanza estesa della legge stessa, che confina con una
valutazione che prescinde dalla legge stessa. E infine vi è un'altra figura presente che si considera. Fammi un sedere, se mi dilungo troppo. Io penso che una decina di minuti ce la fai. Benissimo, scusatemi. Perfetto, perché così riesco ad arrivare. Ora, il discorso che si è posto per l'Olimpiade, quest'altra figura, dicevo, il Presidente della Repubblica è considerato anche tradizionalmente garante, presente in questo sistema della garanzia. Ma questo discorso è stato sottoposto a critiche, ma ne ricordo particolarmente Luciani, intervento molto, molto noto, molto citato, che rilevava come da un lato c'è la scelta compiuta dall'ordinamento per l'unità del controllo di costituzionalità lascerebbe poco spazio, dall'altro perché positivamente è difficile ricondurre una funzione di garante di tutela della Costituzione nel suo complesso al Presidente della Repubblica nell'ambito delle molteplici funzioni che il Presidente ha, se non quanto regolazione di un comportamento, di un rispetto della Costituzione rispetto ai principi generali da tenere presente come è in altri organi dello Stato. In altre parole, vi è un discorso pervasivo della giustizia costituzionale che, nonostante il rifiuto del controllo diffuso di costituzionalità che invece è stato posto in essere negli Stati Uniti d'America, dove ogni giudice valuta anche in base alla Costituzione, ebbene la presenza di un soggetto, di un giudice delle leggi unico, di un unico procedimento, quindi di un'unità nel controllo di costituzionalità, lascerebbe pochi spazi a un altro soggetto di costituzionalità, neanche riempitivi di quei margini che la Corte non raggiungibili dalle competenze della Corte Costituzionale stessa. Ecco, il dibattito sulla Corte Costituzionale. Con la Corte Costituzionale in primo luogo si presenta come qualche cosa di complesso della sua Costituzione, della sua funzione, della sua natura. È qualche cosa di simile, ecco, ricorda i dibattiti sul Cristo del cristianesimo, nel primo epoca di Cristo, la natura di Cristo, Dio uomo, i conflitti che vi sono stati, monofisismo, arianesimo. La Corte Costituzionale è un organo giurisdizionale o è un organo politico? Si dice è un organo politico, ma che agisce in una forma giurisprudenziale, in una forma di un organo di giustizia. La Corte Costituzionale decide come un'aula, un tribunale, non decide come un'aula parlamentare, quindi questo lo fa apparire come un organo giurisdizionale. Ma tuttavia è inevitabile che non è solo la particolare situazione determinatasi in Italia con la produzione delle sentenze della Corte Costituzionale additive, integrative, manipolative, che
la Corte Costituzionale ha svolto una funzione politica, particolarmente poi nel discorso sull'ammissibilità dei referendum, ma è riconosciuto, ovviamente, tutte queste, cioè, le competenze degli assetti costituzionali in ogni organismo, nel momento in cui si creano spazi in cui le funzioni svolte da qualche organo non sono state svolte compiutamente, vi è qualche altro organo che occupa quegli spazi. La dimensione delle competenze è sempre come quella di un sistema di vasi comunicanti che si espandono e si stringono. Ebbene, il nodo che si pone oggi nel rapporto tra politica e giustizia, che sotto il profilo delle garanzie costituzionali è visto, emerge in modo molto chiaro, è la disciplina del rapporto essenzialmente tra politica e diritto. Al di là di quella che è una valutazione degli spazi che si fa sempre sul discorso riferito al passato, necessariamente, al di là di questo, viene probabilmente un spessore complessivo, un modo di vedere certamente idealizzato delle cose, ma che vede la politica dove dove dimostra la propria debolezza, la propria fragilità, lascia spazio ad altri soggetti. Ad altri soggetti che si presentano come differenti dalla politica, vestiti con la toga. Il giudice assume spazio sempre non solo perché nell'interpretazione decide sempre concretamente interpretando la legge, il potere di interpretare è fondamentale, come si è affermato molto spesso, ma perché vi sono delle carenze, vi è un ritardo rispetto ai mutamenti della società. La politica non riesce talvolta ad affrontare bene, non è semplicemente e solo il conflitto tra ragione ed emozione. La politica è più vittima dell'emozione, mentre il giudice e la giurisdizione lo è di meno. La nostra esperienza recente, la vita quotidiana ci ha visto una forte passionalità espressa dai giudici, le vicende, anzi, talvolta è stata espressa maggiormente la passionalità da parte dei giudici che dai politici, che dai parlamentari. Tuttavia vi è un ritardo della politica oggettiva che lascia spazio a ragionamento dei giudici, che non è diverso, è sempre valutazione politica, è sempre valutazione di valori e di principi, ma che trova sua espressione in un linguaggio che è giuridico, che trova nel sistema di coerenze del diritto una sua espressione. Tuttavia, questa frattura, questo ritardo della politica che rende difficile il discorso, che lascia scarsi margini di credibilità ad un discorso che è costretto a mediare, ecco, i nostri costituenti
erano consapevoli dei problemi che si ponevano tra politica e diritto, vedendo dalla stagione autoritaria del fascismo, non avevano solo presente un meccanismo di oppressione posto in essere dalla politica che avrebbe chiuso e reso e bloccato lo stesso sviluppo del discorso politico. Avevano presente i problemi che vi erano stati nella giurisdizione e la giustizia nell'epoca fascista, e avevano risolto anche nella composizione della Corte, trovando una soluzione ibrida politica e giuridica, politica e giurisdizionale, legando le due funzioni degli organi della Corte Costituzionale come del Consiglio Superiore della Magistratura, evitare la chiusura corporativa, la chiusura del corpo dei giudici e contemporaneamente il predominio politico, il controllo politico sulla giustizia. Questo era il tentativo e la composizione degli organi rifletteva anche questo, ma il discorso si è rivelato difficile di soluzione. All'indomani della Costituente vi erano due discorsi che prevalevano attorno alla Costituzione. Finisco. Ed erano il discorso sul rapporto tra la Corte Costituzionale e l'indirizzo politico. Il discorso dell'indirizzo politico era l'elaborazione sviluppatoci in epoca fascista, ma che tendeva a costruire attorno all'unità tutto il discorso costituzionale. L'esigenza di unità presente in ogni ordinamento era espressa attraverso la necessità di un indirizzo politico espresso. Ora questo, scusate, questo è mio. Discorso della dell'indirizzo politico come momento di unità è stato risolto da Barile, poi ripreso da altri, in una scissione tra un indirizzo politico e un indirizzo costituzionale. Il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale avrebbero espresso un indirizzo politico particolare, superiore a quello politico, a quello espresso dalla maggioranza parlamentare, che era un indirizzo che significava che rifletteva l'orientamento espresso dalle norme costituzionali. Il carattere programmatico della Costituzione necessitava di essere riempito da un indirizzo costituzionale. Questo era il senso del discorso e la separazione da questo. Però la concezione esistenziale dell'indirizzo politico sviluppata da Guarino, ma soprattutto da Maranini, pose il problema dell'indirizzo politico all'interno di ogni istituzione, di ogni organo, come qualche cosa di indirizzo politico costituzionale distribuito all'interno di una serie di soggetti nel pluralismo delle organizzazioni che queste esistevano. Ecco, in questo ambito la giustizia costituzionale, i limiti di una giustizia costituzionale accentrata si riflettevano in un sistema pluralistico in cui i vari momenti dell'ordinamento, le varie aggregazioni tutte rispecchiavano
sia una necessità di espressione politica, sia una necessità del rispetto della Costituzione rispetto a quella determinata funzione che erano chiamati a svolgere. Ecco, il discorso restava allora accentrato in questo modo, però tuttavia era colto negli elementi essenziali, negli elementi generali, più di quanto non lo sia adesso, perché il discorso ha assunto tutta una serie di specializzazioni complessive. Ma per concludere, la crisi della politica che ha determinato la centralità di tutta una serie di istituti, di tutta una serie di discorsi, di concezioni, la crisi della politica non è solo crisi della politica come elaborazione, come sforzo razionale, ma è anche crisi della politica come passione, come emozione, è qualche cosa che nei giorni recenti si vive di meno. Ecco, la vicenda recente nell'Ucraina, il dibattito che ha sviluppato evidenzia come quel rapporto tra ragione e passione nei discorsi quotidiani, nei discorsi politici, nella riflessione collettiva sia qualche cosa che riassume una vitalità della politica che può ancora legittimare tutto il discorso che abbiamo fatto sulla Costituzione e sulle garanzie del rispetto della Costituzione. Senza la vitalità del discorso politico, tutto il nostro discorso è chiuso, è farraginoso, è lontano dal mondo reale. Grazie, scusatemi se mi sono dilungato. Le conclusioni cercando di sintetizzare, perché attraversato tutto lo sviluppo del sistema delle garanzie costituzionali, parlando sia della giustizia costituzionale sia anche del Presidente della Repubblica, richiamando anche la dottrina di Luciani e di altri. Non voglio rubare spazio alla professoressa collegata, sì? Della professoressa. Eccola, benissimo. La professoressa Ulrica Heider Quercia, che è associata di diritto pubblico operato presso l'Università degli Studi di Roma, Guglielmo Marconi, a cui cedo con molto interesse e piacere la parola. A te, Ulrica, grazie. Grazie, professor Furro. Saluti a tutti a Napoli, sono molto felice di non essere presente con voi. Grazie mille anche di questa possibilità del collegamento streaming. Io sento ripompare la mia voce, ma spero che sia solo per me e non anche per voi. Aspetta un attimo, teniamo il microfono. Ah sì, scusa, aspetta, forse sono io. Aspetta. Va bene, vedi se va meglio ora. Ulrica, un attimo solo, avevamo i microfoni accesi, un attimo soltanto. Devo... Chiara, che faccio? Così? Spengo qua. Allora io vorrei ringraziare anche io di questo bell'invito a questa Lectio Magistralis del professor Chiarelli all'Università di Federico II di Napoli, che è sempre un piacere, insomma, lavorare con voi e stare in contatto con voi e fare delle riflessioni. Grazie mille al professor Furno che ci ospita nel suo corso di istituzione di diritto pubblico. E un ringraziamento anche al dottor Terrano, non soltanto perché è riuscito a togliere il terribile eco che si era creato,
nel collegamento, ma anche per l'organizzazione di questo evento. Il dottor Terrano è sempre molto attivo anche con noi all'Università Marconi, dove, e questo mi fa piacere farvelo sapere, che dove ha iniziato da poco anche di insegnare dottrina dello Stato. Quindi io questo mi inserisco adesso volentieri in questo bellissimo dibattito che avete avviato stamattina con la lezione del professor Chiarelli, con l'intervento del professor Lucarelli. Entrambi hanno sollevato in realtà il ruolo importante delle corti costituzionali, soprattutto anche nel momento delle crisi, no? Abbiamo visto anche nella pandemia come le corti costituzionali hanno svolto un ruolo particolarmente importante, possiamo anche dire un ruolo storico per la stabilità del sistema, perché se uno lo vede anche dal diritto comparato, si vede come le corti costituzionali nella loro giurisprudenza sulla pandemia, nelle prime due, tre ondate di giurisprudenza che c'è stata su tutta questa faccenda, si vede come le corti costituzionali hanno un atteggiamento di confermare in realtà le scelte adottate dai rispettivi legislatori o governi. Spicca solo il caso della Spagna, dove il Tribunale Costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il primo lockdown. Quindi le corti costituzionali hanno un ruolo molto importante per le democrazie e le corti costituzionali sono anche un tema particolarmente affascinante per chi studia il diritto da un punto di vista comparato, e intervenire sulla giustizia costituzionale per me è anche sempre un piacere, perché il prototipo del modello di giustizia costituzionale viene ricondotto solitamente al modello austriaco della Costituzione del 1920, che risente fortemente anche un'influenza di Hans Kelsen, ed è nella Costituzione austriaca che viene istituita la prima Corte Costituzionale, che è tuttora attiva e che viene considerata essere il prototipo del modello di giustizia accentrata, che è il modello europeo di giustizia costituzionale, come vediamo anche nel modello italiano, che poi è interessante ricordare che è proprio la Costituzione del 48 che ha inserito e ha recepito, è la prima Costituzione che ha recepito il modello viennese di corte costituzionale specializzata per il sindacato di legittimità costituzionale. E poi è seguito un anno dopo poi il Bundesverfassungsgericht tedesco con la Costituzione tedesca del 49, però possiamo dire che la prima Costituzione a recepire l'idea della giustizia costituzionale è stata quella italiana. È anche interessante vedere come la dottrina italiana non è sempre d'accordo sull'estensione dell'influenza del modello kelseniano anche per la Corte Costituzionale, e viene spesso messo in rilievo come l'adozione del modello di giustizia costituzionale accentrata è avvenuto più come rifiuto del modello statunitense, del modello diffuso, che comunque comporta anche delle criticità in termini di uniformità e certezza dell'interpretazione costituzionale. Però io penso che sia ormai innegabile anche l'influenza del modello kelseniano anche sul modello di giustizia costituzionale italiano, e questo è stato evidenziato anche da alcuni giudici della Corte Costituzionale italiana, tra cui anche Daria De Pretis, che in un convegno che abbiamo fatto a novembre ha evidenziato proprio il ruolo della Corte Costituzionale come custode della Costituzione, come giudice delle leggi e dei diritti fondamentali. Ed è proprio con la scelta del sindacato accentrato che si combina l'elemento di privilegio del legislatore con una difesa della Costituzione più forte. Perché questa difesa è più forte con una Corte Costituzionale? Questo sia perché il controllo delle leggi poi non è più nella badia dei singoli giudici, ma viene affidato
a un giudice speciale, quindi a un giudice che ha una particolare preparazione e sensibilità per le questioni di legittimità costituzionale, però anche per un altro elemento molto importante, penso che questa è l'eredità più importante di Kelsen sui su sistemi di giustizia costituzionali europei, che è l'effetto erga omnes delle pronunce delle corti costituzionali. Il compito e anche la passione del comparatista è sempre quello di evidenziare analogie e differenze tra i modelli, e il modello austriaco e il modello italiano su questo danno veramente tanti, tanti interessanti aspetti, però il tempo naturalmente è molto limitato e io vorrei concentrare adesso una piccola riflessione su tre profili di particolarità del modello italiano, sia nei confronti del prototipo austriaco ma anche a livello comparato più ampio. Un primo punto di collegamento fra modello austriaco e quello italiano è anche il collegamento fra giustizia costituzionale e forma di Stato. E qui vorrei ricordare che il fatto che sia la Corte Costituzionale austriaca sia la Corte Costituzionale italiana sono state istituite entrambi anche per risolvere i conflitti tra Stato e regioni, anche se poi la risoluzione di questi conflitti poi ha portato a affermazione di categorie in parte anche molto, molto diversi. Il secondo aspetto molto interessante a livello comparato, al quale vorrei accennare, che è stato sollevato anche dal professor Chiarelli nella sua bellissima lezione, è la composizione della Corte Costituzionale italiana, che ha alcune particolarità. E come ha detto il professor Chiarelli, la Corte Costituzionale ha una composizione ibrida, in quanto la composizione è politica giuridica, due terzi dei giudici costituzionali sono nominati dal circuito rappresentativo politico, e un terzo viene nominato dalle supreme magistrature. Quindi c'è anche una forte e fissa presenza di giudici nel collegio della Corte Costituzionale. Questo modello di dividere tra la nomina dei giudici costituzionali tra i tre poteri dello Stato è unico in realtà a livello comparato, e ha trovato un'unica applicazione, è quella nella Costituzione della Romania, che ha recepito questo modello di composizione. E sappiamo, a chi segue la giurisprudenza costituzionale, che la composizione della Corte è particolarmente importante anche per il suo funzionamento e l'orientamento che la Corte poi assume. Quindi vediamo già dalla composizione che la funzione dei giudici anche ordinari è molto, molto forte. Questo emerge anche dalla via di accesso alla Corte Costituzionale, che in Italia è soprattutto incidentale per quanto riguarda i cittadini, in quanto l'accesso diretto è riservato agli enti statali. Quindi i giudici ordinari, in qualche modo, con l'accesso incidentale, svolgono anche una funzione di filtro, in quanto a volte non si limitano a verificare soltanto la non manifesta infondatezza, ma si spingono anche ad un'autonoma interpretazione costituzionale, che all'epoca aveva spinto la Corte Costituzionale ad affermare addirittura l'obbligo di interpretazione conforme alla Costituzione. E qui penso che è uno degli elementi maggiormente caratterizzanti il modello italiano, in quanto la giustizia costituzionale, pur essendo un modello accentrato, è comunque fortemente legato anche alla magistratura, quindi contiene anche alcuni elementi diffusi. E l'ultimo punto che volevo evidenziare, dove il modello di giustizia costituzionale italiano
è differente dalla maggioranza dei modelli di giustizia costituzionale che troviamo in Europa, ma che anche un elemento che lo accomuna al prototipo austriaco, che è l'opinione dissenziente. Quindi fino ad oggi in entrambi i modelli, Austria e Italia, è assente l'istituto dell'opinione dissenziente, che non è mai approdato nei sistemi di giustizia costituzionale austriaco e italiano, a differenza dalla Spagna e dalla Germania, dove il dissenso, quindi la possibilità per un giudice di esporre un'opinione diversa dalla maggioranza, ha assunto un significato molto importante anche per la giustizia costituzionale, e perché è importante per il giudice di esporre un'opinione diversa dalla maggioranza, perché questa opinione si basa naturalmente anche su argomenti che si fondano sulla natura elastica e politica delle norme costituzionali e della conseguente interpretazione costituzionale alla quale ha fatto riferimento anche il professor Chiarelli. Interessante anche che il dibattito sul dissenso in Austria e in Italia comunque viene ripreso a diverse intensità. Ora non abbiamo tempo, però l'origine del dibattito anche in Austria risale ai lavori di Costantino Mortati negli anni 50 e 60, dove il discorso del giudice Mortati è stato ripreso da un giudice della Corte europea dei diritti fondamentali di Franz Matscher. Allora, il professor Furno ha voluto collegare questa lezione sui sistemi di garanzia della Costituzione anche ai presidenti, e questo è anche lì abbiamo già avuto occasione di scambiare delle idee sulla figura del Presidente della Repubblica nell'ambito di un bellissimo dibattito sul libro del professor Furno, in cui ha analizzato anche la trasformazione della figura del presidente nel sistema costituzionale e quali sono poi le funzioni di garanzia dei presidenti. Io seguo, in entrambi possiamo anche dire che il presidente forse ha una funzione di garanzia per il sistema naturalmente diverso dalla Corte Costituzionale, in quanto la funzione di garanzia, questo penso che emerge anche dalla rielezione del presidente Mattarella, in quanto il presidente ha una funzione anche di garanzia della stabilità di governo, quindi anche di una stabilità politica della stabilità politica dell'ordinamento. E su questo potremmo fare anche delle riflessioni, se si possono evidenziare elementi e profili semipresidenziali, però ora non abbiamo il tempo e non voglio più a sfruttare il tempo, e oltre ad andare oltre il tempo che mi è stato dedicato. E per concludere vorrei ricordare come le corti costituzionali oggi sono un elemento presente, una istituzione presente in realtà nella grande parte delle democrazie europee, ed è quindi anche una istituzione, un elemento che ci accomuna. E oggi quando parliamo delle corti costituzionali possiamo anche vederlo da una ottica europea, in quanto probabilmente si sta avviando anche un dialogo delle corti. Qui ricordo un libro del professor De Vergortini di qualche anno fa con il titolo Oltre il dialogo delle corti, e questo dialogo forse al momento è ancora forse indiretto attraverso la giurisprudenza, però ci sono già alcune anche sentenze in cui questo rapporto tra le corti costituzionali, questo dialogo tra le corti costituzionali è già più diretto e più evidenziato. E lì ricordo la sentenza sul caso Capato, che è una sentenza che è stata citata direttamente nella Corte Costituzionale, nella sentenza della Corte Costituzionale, ma anche dalla giurisprudenza tedesca sul tema, come
nella sentenza italiana sulla Carta Europea dei diritti si fa riferimento anche alla sentenza austriaca del 2012, in cui i giudici austriaci hanno affermato che la Carta dei diritti costituisce un parametro di costituzionalità laddove esiste un corrispondente diritto nell'ordinamento interno. Quindi nell'attività delle corti possiamo vedere la trasformazione degli ordinamenti e quindi vediamo non soltanto la rigidità ma anche la flessibilità delle costituzioni. Vi ringrazio della vostra attenzione. Il dibattito è talmente interessante che è evidente che poi questo fa sì che ci siano tante sollecitazioni, sia per la magistrale lezione del professor Chiarelli, per anche il puntuale intervento della collega Heider. Io vorrei su un punto soffermarmi. Presidente della Repubblica. Senti, la Repubblica, tu citavi Barile, sì. Devo dire brillante l'epoca, la definizione di Barile in ordine alla Presidenza della Repubblica. No, il Presidente della Repubblica, titolare della funzione di indirizzo politico di garanzia. Indirizzo politico di garanzia. Cerca, in misura di cercare di comporre quella frattura, no? Tra politica e garanzia, tra politica e diritto. E fa bene perché faceva bene perché noi insomma, abbiamo assistito nell'ultimo periodo, direi il settennato di Mattarella, ma poi possono fare anche esempi precedenti. Abbiamo assistito a dei momenti in cui era difficile parlare di estraneità dell'indirizzo politico dell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica. A me piace sempre poi fare alcuni casi concreti, così si capisce meglio. Formazione del primo governo Conte. Beh, la formazione del primo governo Conte, il Presidente Mattarella ha svolto un ruolo importante. Certo, la Costituzione è evidente che gli riconosce il potere di nominare i ministri su proposta del Presidente, ma è prassi che la formazione spetta sostanzialmente al Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato e nella composizione dei ministri, vi ricordate bene, che Mattarella svolse un ruolo decisivo perché praticamente rifiutò la nomina di Savona, in particolare l'attribuzione a Savona di un ministero molto delicato, quello che coinvolgeva i rapporti ovviamente col mondo euro-unitario, le politiche comunitarie, giustificando secondo me in maniera, insomma, arrampicandosi un po' sugli specchi, giustificando che quella nomina avrebbe determinato un vulnus costituzionale, fece riferimento all'epoca all'articolo 47 della Costituzione, ma è evidente, insomma, che fu un atto, mi sembra di garanzia, mi sembra che fu un atto riconducibile ad una scelta di natura politica, ma la stessa formazione del governo Draghi, beh, insomma, non dobbiamo dimenticarci che pochi giorni prima il governo Conte aveva avuto la fiducia da parte del Parlamento, pochi giorni prima. E in previsione di una sconfitta in ordine al pacchetto relativo all'ordinamento giudiziario, quindi della riforma dell'ordinamento giudiziario, in previsione di una sconfitta, nel frattempo c'era stato, vi ricordate, era sorto dal nulla questo nuovo movimento Italia Viva e quindi c'era stata questa scissione, in previsione di ci furono le dimissioni subito accolte, anche questo, cioè, accogliere immediatamente quando normalmente la prassi era quella comunque di rigettare le dimissioni, comunque di valutare il quadro politico istituzionale, invece immediatamente
immediatamente furono accolte e questo portò poi alla formazione del governo Draghi. Esempi secondo me particolarmente significativi, ma se voi avete letto, avrete l'opportunità di leggere, l'ho già citata prima, perché la sentenza della Corte Costituzionale in ordine alla gestione della pandemia sono le due sentenze più rilevanti, sono una per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti di regime delle competenze tra Stato e Regione, che era 37 del 2021, il caso Val d'Aosta, sul Val d'Aosta contro il governo, e l'altra è la 198, che parte da un giudice di pace di Frosinone che solleva questioni in ordine alla legittimità del decreto legge del 6 del 19. In realtà poi viene espunto il 6 perché si ritiene che viene dichiarato inammissibile, e la Corte Costituzionale si conosce. Quindi stiamo parlando della prima fase pandemica, no? Stiamo parlando della prima fase pandemica, quella di marzo, quando c'è stata quella che detta, no, della cosiddetta delega in bianco di PCM e quant'altro. Ma vi invito a soffermarvi su un passaggio importante della Corte Costituzionale, che è un passaggio fortemente creativo, ma di quasi addirittura di produzione giuridica di fonti. Perché quando cioè, in quel passaggio dice: ma i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, quelli riconducibili al decreto legge numero 19 del 2020, sono decreti sufficientemente tipizzati. Io credo che noi abbiamo studiato che esistono o gli atti amministrativi sono tipizzati o non sono tipizzati. Quindi la creazione di una fonte sufficientemente tipizzata è evidente che è un'attività creativa che porta in sé una dimensione che non mi sembra riconducibile a sistemi di garanzia, ma a sistemi in cui ci sono delle scelte forti. E l'ultimo, e chiudo, sulla vicenda dell'ammissibilità o inammissibilità dei quesiti referendari, l'ultima dei pacchetti, sono stati ammessi, posto male, ma era difficile porlo in maniera, diciamo, dal punto di vista tecnico, porlo in maniera più compiuta, quello sul fine vita, perché aveva delle complessità endogene, mentre invece quello sulla cannabis e quindi l'inammissibilità, e là fa una scelta di campo, cioè non tiene conto di tutta una dimensione internazionale che trova fondamento nell'articolo 10 e che praticamente non è oggetto delle argomentazioni, ed è una scelta. E che cos'è, una scelta tecnico-giuridica o una scelta politica? Vabbè, grazie. Tocca a me avere l'onore di chiudere, però sul professor Chiarelli, ma anche il professor invitato, mi attacco alla fine e poi faccio una sintesi finale. Si è molto discusso, vabbè, innanzitutto Barile. Non dimentichiamo che era il consulente giuridico di Gronchi, e la presidenza Gronchi è stata una presidenza interventista ante litera. Si spiega così l'indirizzo politico costituzionale del Presidente della Repubblica, da tutti criticato, poi Barile alla fine ha un poco ridimensionato le sue tesi. Per quanto riguarda le presidenze Napolitano e Mattarella, si è parlato da parte di alcuni di bagliori di semipresidenzialismo, cioè di un semipresidenzialismo di fatto. Si è rispolverata una vecchia proposta del presidente Antonio Segni del 63 di eliminare il semestre bianco, eliminando la rieleggibilità. Io personalmente sono contrario, perché perdere la rieleggibilità significa perdere l'opportunità, come è stata per la rielezione del presidente Napolitano. Non dimentichiamo il momento drammatico in cui è avvenuto, e non dimentichiamo anche come è avvenuta la rielezione del presidente Mattarella. Al limite si potrebbero scorporare due cose, perché scindere questo binomio ed eliminare il semestre bianco, perché una crisi governo fa anche accadere ed è grave nell'ultimo semestre del mandato presidenziale. Io ritengo però, a prescindere se sia un semipresidenzialismo di fatto, se ci siano bagliori semipresidenzialismo,
e questo l'abbiamo già parlato in altre occasioni, che dobbiamo anche ai nostri presidenti della Repubblica, se l'Italia vive da oltre 75 anni in un regime di democrazia. Brevemente, e chiudo. Presidente e il direttore Santo, il professor Santo Staiano, ci ha ricordato un cambio di strategia di comunicazione da parte del Presidente della Corte Costituzionale. Io ricordo il Presidente della Corte Costituzionale Napoletano, il professor il giudice Ammirante, che disse che non avrebbe parlato a titolo personale perché la Corte parlava con le sentenze, quindi era l'anima collegiale della sentenza. Il professore Giuliano Amato, su cui testi tutti quanti noi abbiamo studiato, il suo Amato e Barbera fu una rivoluzione rispetto ai manuali classici dell'epoca, ha immediatamente inaugurato una nuova strategia comunicativa, addirittura delle conferenze stampa sulla base di meri comunicati della Corte Costituzionale, in attesa che uscivano poi le motivazioni, per esempio il caso clamoroso dell'ammissibilità del referendum. Il professore Giuliano Amato è una risorsa per tutti quanti, perlomeno per il sottoscritto è una risorsa, per cui bisogna prendere atto di questo cambio di strategia. Il professor Lucarelli ha abilmente parlato, sapientemente parlato, di due sentenze della Corte Costituzionale e l'ha detto anche Ulrica Heider. Le Corti Costituzionali hanno avallato il governo dell'emergenza. Il governo dell'emergenza assai anomalo, delle volte i parlamenti sono stati addirittura esautorato dal governo dell'emergenza e la Corte Costituzionale italiana, in particolare con la sentenza 37 per la Val d'Aosta, ma soprattutto con la sentenza 198 del 2021, è riuscita abilmente, perché un colpo di maestro, un colpo da maestri, non citare, estrapolare il decreto legge 6 del 2020, che era del tutto, totalmente, era completamente illegittimo, e aggrapparsi al decreto legge 19 del 2020 in modo da sanare l'operato del governo. Il professore Chiarelli mi ha dato tanti quegli spunti che dovrei iniziare a parlare qui e finire domani sera. Ho riempito cinque pagine di appunti. Solo per limitarne alcuni, ha detto esattamente che è mancata la partecipazione non solo del Parlamento, ma di tutti quanti alla gestione dell'emergenza. Ricordo una sentenza del TAR Lazio che ha accolto una richiesta di accesso dei cittadini al verbale del Comitato Tecnico Scientifico ed era giusto, perché se l'emergenza pandemica è governata dalle conoscenze tecniche del Comitato Tecnico Scientifico e Conte ha recepito le risultanze del Comitato Tecnico Scientifico, i cittadini a nome i loro diritti individuali hanno diritto di conoscere queste risultanze, che non devono essere degli arcani misteri e chiusi negli organi scientifici. La Corte Costituzionale non è solo il giudice delle leggi, ma anche dei conflitti di attribuzione, soprattutto poi dell'ammissibilità dei referendum. Mi permette di aggiungere anche di una giurisdizione penale costituzionale che grazie a Dio abbiamo conosciuto per un solo caso, per il quando c'era la giurisdizione penale costituzionale dei ministri per quanto riguarda il famoso processo Tavassi, Tanassi, che poi si concluse con la condanna solo Tanassi, non a caso socialdemocratico, il partito che poi sparì dalle vicende italiane. Il Presidente della Repubblica è stato ricordato dal professor Chiarelli, secondo alcuni nasceva con un potere netto. Oggi penso che la dottrina sia quasi concorda e ritenere che tutto è tranne che un potere netto. Non si può affatto dire che è un potere netto. È un garante degli equilibri costituzionali. E la famosa, non ci vuole Giuliano Amato, la famosa fisarmonica presidenziale si espande nei momenti di crisi. Quindi non è il garante degli equilibri costituzionali, la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale è organo, ha detto saggiamente il professor Chiarelli, è organo giurisdizionale e organo politico. Ormai si riconosce una doppia anima della Corte Costituzionale, un'anima giurisdizionale e un'anima politica, che è dovuta proprio alla natura mista della Corte Costituzionale. Non mistica.
Cristo. Mister. Un sapiente mix che si è cercato, vi ricordate quando la Lega voleva aggiungere i giudici regionali come se i giudici fossero appartenenti allo Stato, alle regioni, voleva cambiare questo sano equilibrio che c'è della giustizia costituzionale. L'accennato professore Chiarelli, la Corte Costituzionale sta svolgendo un ruolo di supplenza, è indubitabile, quindi diciamo che si accentua l'anima politica sull'anima giurisdizionale, ma si accentua il ruolo politico della Corte Costituzionale perché il Parlamento che viene meno nelle sue funzioni è la crisi della politica e nessuno mette in discussione oggi la crisi della politica. Si parla di svolta creativa della Corte Costituzionale, caso Cappato, la libertà di stampa, l'ergastolo ostativo, sono tutti rinvii della Corte Costituzionale al Parlamento per invitarlo a provvedere. Solo che il Parlamento poi si blocca, si aggroviglia su se stesso, ad oggi una legge sul fine vita non è stata ancora adottata, per cui la Corte Costituzionale è costretta a intervenire. Mi avvio alla conclusione. La crisi della politica quindi determina un ruolo centrale della Corte Costituzionale e anche in certe evenienze, in certi accadimenti anche del Presidente della Repubblica. L'intervento brillante della professoressa Ulrike Heidelbergia sottolinea l'importanza delle corti costituzionali nel sistema delle nostre garanzie, esalta anche quello che da noi manca, il ruolo dell'opinionista in seguito. Appassionandomi alla giustizia costituzionale, ho notato che molte volte le opinioniste in seguito non sono altro quelle anticipatrici della giurisprudenza che verrà. Cioè il giudice che fa l'opinione dissenziente è quello che poi a distanza di tempo vede prevalere quell'opinione precedente. Quindi può anche essere un'opinione di introduzione dell'opinione dissenziente, può anche essere anticipatrice e comunque ci fa comprendere il dibattito che si è svolto anche in quello che per noi sono gli arcani misteri, cioè i segreti della Camera di Consiglio della nostra Corte Costituzionale. E questo è un'eventuale introduzione, quindi sarebbe anche possibile auspicare. Ludica ha parlato anche delle vie di accesso, ricordiamoci che per un giudice ordinario è quello che è stato definito efficacemente, molto meglio di me, il portiere della Costituzione, cioè colui che introduce l'accesso al giudizio di costituzionalità. E poi ricordiamoci che con le leggi elettorali la Corte Costituzionale, con due sentenze storiche, hanno ulteriormente ampliato l'accesso alla giustizia costituzionale. Chiuso con un ricordo. Il professore Chiarelli era assistente, era assistente del professore Gianni Ferrari. Io ho fatto l'esame di costituzionale con il professore Gianni Ferrari. Mi dispiace per voi, ai voi, mi sono appassionato a questa materia, grazie a e poi siete poco qua, non siete tantissimo, perché anni. Però lasciò un segno. E fu lui che mi ha segnato, nel senso che mi ha spinto poi a continuare a studiare. Allora mi piace, perché l'università Federico II è anche segno di continuità nella tradizione e nella innovazione. Essere oggi io richiamato professore Chiarelli, che era assistente del mio maestro. Scusatemi, non ho detto la cosa per cui abbiamo fatto questa lezione. Le lezioni di diritto pubblico si faranno presso l'aula di Via Nuova Marina 33. Guarino. Biblioteca Guarino. Ah, vabbè. Allora si farà presso la Biblioteca Guarino ogni lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
questo che era lo scopo del seminario, che mi stavo quasi dimenticando. Va bene, grazie a voi tutti per la pazienza di averci ascoltato. Grazie. Complimenti. Hai mandato qualche cosa?